Salve, io sono Vanessa Roghi, sono una storica e sono qui oggi per parlare con voi di Gianni Rodari, del quale quest'anno ricorre il centenario della nascita e il quarantennale della morte. Gianni Rodari infatti è nato ad Omegna in Piemonte il 23 ottobre del 1920 ed è morto a Roma il 14 aprile del 1980. Per questo, in questo doppio anniversario, numerose iniziative sulla sua figura sono state organizzate, che però appunto nella maggior parte si riferiscono al Rodari più noto, ovviamente, cioè il Rodari, grande scrittore per l'infanzia. Quello che vorrei fare qui con voi oggi, in questo tempo che ci è dato a disposizione dal Museo del Novecento, è di invece parlare del Rodari a figura intera, un Rodari intellettuale del XX secolo a tutto tondo, cresciuto negli anni del fascismo, che ha iniziato a lavorare nell'immediato dopoguerra, militante del Partito Comunista, giornalista, scrittore e poeta. Lo faccio attraverso alcuni libri che sono particolarmente importanti nella sua biografia, una biografia appunto intellettuale, se così possiamo dire. Il primo libro da cui vorrei partire è questo, è Il manifesto del surrealismo di André Breton. Rodari lo conosce come molti giovani italiani alla fine degli anni 20, quando la rivista Prospettive di Curzio Malaparte pubblica un numero monografico sul surrealismo. L'incontro con il surrealismo per Rodari è particolarmente importante. Perché? Perché nel surrealismo il giovane studente, il giovane maestro, perché Rodari dal 1938, dopo aver studiato le magistrali, inizia a esercitare il mestiere di maestro, ma il giovane maestro con qualche aspirazione intellettuale trova effettivamente uno sguardo assolutamente innovativo e rivoluzionario sulla scrittura e sul mondo delle lettere. Perché? Perché quello che Rodari trova dentro i manifesti del surrealismo sono tecniche che, messe a disposizione, di tutti quanti, possono contribuire a rendere la creatività un esercizio per tutti, non soltanto quindi per il genio al quale è stata normalmente attribuita nella storia della cultura. Questo elemento si affianca alla lettura dei frammenti di Novalis, ci ricorda Rodari, che Rodari legge appunto in tedesco nel 1938, che dicono: se avessimo una fantastica accanto alla logica, avremmo scoperto l'arte di inventare storie. Intorno al binomio surrealismo fantastica si muoverà tutta la produzione intellettuale di Rodari per tutta la vita. Finisce la guerra, Rodari inizia a fare il giornalista nei quotidiani del Partito Comunista, nei periodici del Partito Comunista a Varese, dove vive, viene notato dall'Unità, va a vivere a Milano. Sono gli anni in cui appaiono gli scritti di Antonio Gramsci, Le lettere dal carcere. La figura di Gramsci è determinante per la formazione degli intellettuali comunisti della generazione di Rodari, perché appunto lo sguardo che Gramsci getta sulla società che ha intorno è quella dell'intellettuale integrale, un intellettuale che agisce all'interno della società e si prende carico della società stessa, appunto, in modo militante per comprenderla e trasformarla. Rodari avrà sempre presente Gramsci da un lato e i surrealisti dagli altri nella sua attività di giornalista, sia all'Unità che su Paese Sera. Questo è un libro molto bello, Testi su testi, uscito qualche anno fa a cura di Flavia Bacchetti, raccoglie alcuni interventi di Rodari, soprattutto le recensioni culturali che sono uscite su Paese Sera, che è il quotidiano sul quale Rodari ha scritto fino alla sua morte nel 1980. Rodari nel 1948 inizia a scrivere filastrocche per caso, appunto, sull'Unità di Milano, e questa casualità però diventa un destino. Per il Partito Comunista lui diventa la persona che si deve occupare dei bambini. Per questo motivo viene mandato a Roma a dirigere il Pioniere, che è il periodico dell'Associazione Pionieri Italiani, e appunto inizia a esercitarsi nella scrittura per bambini, che non era ovviamente il suo destino fino a quel momento. Diventa molto noto nei paesi del blocco
del blocco orientale, molto tradotto in Unione Sovietica. Il suo personaggio Cipollino è ancora oggi fra i più conosciuti della letteratura italiana. Solo negli anni 50 Rodari è comunque un autore eminentemente comunista, conosciuto dai bambini che leggono l'Unità. Per far diventare Rodari uno scrittore per tutti i bambini c'è bisogno di un passaggio fondamentale, e questo passaggio è la pubblicazione da parte di Einaudi nel 1960 della sua raccolta Filastrocche in cielo e in terra. Qui sono conservate alcune delle lettere che Rodari manda a Giulio Einaudi e ad altri collaboratori della casa editrice, come Bollati, Cerati, Calvino, Ponchiroli, e in questo carteggio si vede proprio la costruzione di un progetto culturale comune che inizia nel 1960 e terminerà soltanto con la morte dello scrittore. Quello che fa Rodari con le Filastrocche in cielo e in terra è portare l'immaginario, diciamo, dei suoi tempi all'interno della scrittura per l'infanzia. L'aveva già fatto Zavattini nell'immediato dopoguerra, Rodari lo fa in modo sistematico, porta i mestieri dei genitori, il lavoro, il conflitto, le classi sociali all'interno della scrittura per l'infanzia, e però lo fa sempre attraverso la leva del gioco e non del patetico, e questo è un altro elemento fondamentale di distinzione di Rodari rispetto alla scrittura anche militante dei suoi anni. E poi c'è un'altra cosa che caratterizza Rodari, ed è la grande attenzione al pensiero scientifico. Questo non è ovviamente un elemento originale che riguarda soltanto lui, questo ha a che vedere con una discussione che va avanti all'interno del Partito Comunista, ma della cultura più in generale, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, e che si può in qualche modo riassumere nel libro di Snow, che è Le due culture, cioè la cultura umanistica e la cultura scientifica. Queste due culture per il comunista Rodari non sono mai in contrapposizione e si nutrono l'una dell'altra. Per questo nelle sue favole, nelle sue filastrocche, c'è sempre l'ultimo ritrovato della scienza, c'è sempre una grande attenzione alle scoperte della tecnologia, e non c'è mai appunto una condanna tout court al tempo presente. Un suo interlocutore molto caro fino alla fine sarà Lucio Lombardo Radice. Questo è il suo libro L'infinito, che uscirà nella collana I libri di base, che uscirà per Editori Riuniti molti anni dopo degli anni di cui stiamo parlando. Un altro elemento molto importante è nei primi anni 60 la riforma delle scuole medie. La riforma delle scuole medie prende i bambini dei primi anni 60, quelli destinati alle scuole, all'avviamento professionale, e quelli destinati al ginnasio, e li porta per la prima volta a scuola insieme. Serve per loro una nuova letteratura, serve per loro anche una nuova didattica, che insegni l'italiano allo stesso modo a persone che posseggono l'italiano in modi completamente diversi, e c'è chi non lo possiede per niente. Da questi tempi, diciamolo, nasce il libro degli errori. Il libro degli errori esce nel 1964, si riconosce il segno grafico di Munari, che fin dalle Filastrocche in cielo e in terra ha illustrato i libri di Rodari con appunto una tecnica del finto scarabocchio o del togliere peso, e che diventerà un tratto caratteristico della collaborazione fra i due intellettuali. Il libro degli errori è però anche qualcosa di più, è anche un libro nel quale Rodari sottolinea come l'errore possa diventare un elemento di didattica, di conoscenza, di divertimento. È possibile imparare ridendo quello che è sempre stato imparato piangendo? Sì, dice Rodari, anche perché ci sono errori rossi e errori in blu, e i bambini normalmente commettono soltanto gli errori meno gravi, cioè quelli in blu, perché sono gli adulti a commettere quelli più importanti. Parallelamente, questa riflessione sugli errori viene portata avanti dalla linguistica, che si rinnova grazie a Tullio De Mauro. Qui in questo volume, Scuola e linguaggio, sempre di Editori Riuniti, sono raccolti alcuni suoi saggi. In uno di questi saggi del 1969 Tullio De Mauro proprio riflette sulla difficoltà di far capire agli insegnanti che a partire dagli errori si possono tirar fuori grandi e nuovi precetti di insegnamento, una didattica completamente diversa, e non soltanto appunto mettere brutti voti.
la questione della didattica, del voto, del rinnovamento della scuola dopo la riforma del 1963 precipita drammaticamente, possiamo dirlo. Nel 1967, in lettera a una professoressa scritta dai ragazzi di una scuola dell'Appennino toscano, Barbiana, e insieme ad un parroco, Don Lorenzo Milani, è un grido di accusa nei confronti di una scuola che non ha saputo adempiere alle sue promesse e soprattutto non ha saputo adempiere effettivamente a quella grande promessa che era stata la riforma del 63. Perché, dicono i ragazzi di Barbiana, perché oltre a una facciata nella quale tutti i ragazzi sono a scuola insieme, la selezione, la bocciatura diventa uno strumento classista per continuare a perpetuare la stessa scuola che c'era sempre stata prima, appunto una scuola di riproduzione di classe. La questione della scuola, la questione della didattica, la questione unita alle radici rodariane, al suo rapporto con i surrealisti, spingono Rodari a collaborare sempre di più con quelli che si chiamano i comuni democratici, soprattutto con il comune di Reggio Emilia, dove Loris Malaguzzi lo invita a tenere dei corsi di formazione per gli insegnanti, affinché appunto la scuola sia effettivamente il luogo di democrazia ed emancipazione per tutti quanti. Da questi incontri con gli insegnanti nasce un libro fondamentale, La grammatica della fantasia. Nella settimana di formazione del marzo del 1972 esce fuori questo libricino pubblicato da Einaudi nel 1973, che racchiude tutta la riflessione rodariana, che però non si arresta qui, perché Rodari continua anche dopo a lavorare e a elaborare la sua riflessione su che cosa debba essere la letteratura per i ragazzi, che cosa debba essere la letteratura in generale, quale debba essere il ruolo dell'intellettuale all'interno della società che lo circonda. Se c'è un elemento che vale la pena ricordare in questo contesto, è l'impegno che Rodari mette sempre nello smontare i luoghi comuni del suo tempo. E uno dei luoghi comuni più diffusi degli anni 70 è sicuramente quello che le fiabe nascondano contenuti retrivi, reazionari, e che siano in qualche modo diventate inutili per le giovani generazioni che stanno crescendo. In questo bel volume, che si chiama Fiabe sul potere, pubblicato da Savelli, c'è una bella discussione. Nel 1978 c'è una bella discussione sulla necessità delle fiabe. Rodari riprende Calvino, la sua raccolta del 1956, per dire che le fiabe sono il luogo di tutte le ipotesi, e che esercitarsi nella fiaba, e che ascoltare la fiaba, e che esercitarsi all'interno della dimensione fantastica è una premessa indispensabile all'esercizio della pratica utopica, e quindi dell'immaginazione di un presente e di un futuro diversi da quelli che abbiamo di fronte. Quindi nella fiaba c'è sempre veramente un grande, una, come dire, una ginnastica dell'immaginazione fondamentale da fare. Rodari viaggia molto nei paesi dell'est ed è fra i primi ad andare in Cina. Qui ci sono raccolti i suoi articoli pubblicati su Paese Sera, che lo manda con la prima delegazione italiana che va in Cina nel 1971, ed è molto interessante vedere il suo sguardo su questo mondo veramente sconosciuto, ma assai alla moda appunto dopo il 1968. Invece, per niente alla moda, l'Unione Sovietica, nella quale Rodari compie il suo ultimo viaggio nel 1979, poco prima di morire. Questo Giochi nell'URSS, che uscirà postumo, è un doloroso diario e una resa dei conti su un paese sul quale si sono riposte tante speranze e che così tanto avrebbe ancora da dire, ma che così poco in realtà stava dando in quel momento. Rodari non fa in tempo a vedere questo reportage pubblicato, muore il 14 aprile del 1980, non ha ancora compiuto 60 anni.
su di lui rimangono fondamentali le opere di Marcello Argilli, suo amico e collega all'Unità e poi al Pioniere, la prima biografia di Gianni Rodari, scritta per capitoli che sono separabili l'uno dall'altro e che rimane ancora oggi un ineludibile punto di riferimento per chi voglia studiare non solo Rodari, ma lo sguardo di un collega su Rodari, e poi l'opera di Pino Boero, Una storia, tante storie, adesso ripubblicata da Einaudi. Io su Gianni Rodari ho lavorato da storica, questa è la mia biografia, si chiama Lezioni di fantastica, esce per la Terza ed è appunto la riflessione di una storica che si domanda i motivi per cui ancora oggi una figura come quella di Rodari non sia presente non solo in nessuna storia della cultura italiana, ma in nessuna storia degli intellettuali comunisti in Italia, come se occuparsi di bambini fosse stato un limite e quasi una colpa per invece una delle figure più influenti della nostra cultura del XX secolo. Grazie mille.